abbraccio di 1000 persone contro la chiusura per lavori dell'ospedale vecchio di Fiorenzuola. Ieri sera cittadini, amministratori, dipendenti si sono trovati davanti al Presidio Valdardese per dire no al trasferimento dei reparti e dei posti letto. Erano presenti anche i calciatori della Fulgor e il parroco Monsignor Gianni Vincini. La nostra presenza, ha detto, è la solidarietà ai malati. Interrompere gli allenamenti per venire qui alla Catena Umana, come mai? Beh, ci è sembrata un'ottima idea per far vedere che anche noi siamo sensibili al problema dell'ospedale di Fiorenzuola e quindi vogliamo essere vicini a tutti gli altri. Io sono qui per fare questa catena in favore del nostro ospedale a Fiorenzuola. I nostri figli sono nati qui, noi, i nostri anziani, tutti siamo curati qui e perfettamente, non vedo perché si debbano chiudere le cose che funzionano. Con tutto quello che non funziona direi che questo è importante, che deve mantenersi a Fiorenzuola. I nostri figli sono nati qua a questo ospedale, però non abbiamo un'altra scelta. Soddisfatti i sindaci, si apre la fase del dialogo. Lunedì infatti arriverà l'approfondimento tecnico invocato da più parti. Nel frattempo sono congelate le decisioni sui piani di trasferimento. Rappresenta senza dubbio un passo in avanti notevole, questo perché anche gli ulteriori dati tecnici che stanno arrivando su questa importante partita, dati tecnici sui quali ci stiamo battendo da tempo e che rappresentano la base di qualsiasi discorso, vanno a confermare per molti aspetti le analisi fatte a suo tempo dalla nostra controvalutazione. Una controvalutazione che apre degli spiragli importantissimi per questa partita, e cioè il fatto che si può intervenire da qualsiasi punto di vista senza delocalizzare le attività.